Campobello, controlli effettuati dai carabinieri, arrestato giovane di 36 anni. Trapani è la 66ª giornata del ringraziamento promossa dalla CEI. Mazzara e il consigliere Foggia entra a gamba tesa sulle vicende del PD mazzarese. Pesca, bando da 10 milioni di euro per la riqualificazione di aree portuali. Calcio, il Mazzara domani di scena a Gela, obiettivo 3 punti. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, l'ultima della settimana. Apriamo con la cronaca. Un arresto è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara, i particolari nel servizio. Un arresto per droga è stato eseguito ieri dai carabinieri della stazione di Campobello di Mazzara. Si tratta del 36enne Massimo Pellicane. L'arresto è scattato nell'ambito di alcuni servizi di controllo contro lo spaccio di stupefacenti disposti dalla compagnia di Mazzara del Vallo. I militari dell'arma, nel corso di una perquisizione a casa del giovane, hanno sequestrato 40 grammi di marijuana e 425 semi della stessa sostanza stupefacente. I carabinieri hanno anche trovato un bilancino digitale di precisione. Il 36enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza che è stata celebrata oggi presso il Tribunale di Marsala. Il 36enne è stato sottoposto alla presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri inoltre hanno effettuato vari posti di controllo lungo le vie principali della città. Nel corso del servizio sono state identificate oltre 70 persone e controllati 50 mezzi. Sono state infine levate varie multe per infrazioni al codice della strada. Il personale della Guardia Costiera di Pantelleria, supportato dal terzo nucleo sub di Messina con il coordinamento della Procura di Marsala, ha rimosso 75 ormeggi abusivi che rappresentavano un serio rischio per la sicurezza della navigazione. Gli interventi sono stati eseguiti negli attracchi di Cala Levante, Cala Tramontana e Gadir. Celebrata questa mattina a Mazzara la giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, la messa di suffragio è stata officiata in cattedrale dal parroco Don Edoardo Bonacasa. Autorità civili, militari e religiose, l'Associazione Marinai d'Italia e numerosi familiari di marittimi scomparsi hanno partecipato alla cerimonia religiosa e successivamente al corteo che ha raggiunto il monumento dedicato alle vittime del mare nel lungomare realizzato dall'amministrazione nel 2011. L'assessore comunale delle Spagnolo è intervenuta su delega del sindaco Cristaldi con la fascia tricolore, ha deposto una corona d'alloro. Ha preso il via oggi la 66ª giornata nazionale del ringraziamento promossa dalla CEI che si svolge nelle diocesi di Trapani e Mazzara. Il servizio. Si svolge oggi e domani nelle diocesi di Trapani e Mazzara del Vallo la 66ª giornata nazionale del ringraziamento promossa dalla CEI. Nell'anno che l'Assemblea dell'ONU ha voluto dedicare ai legumi, i vescovi incaricati della pastorale sociale e del lavoro, nel messaggio per la giornata, allargano lo sguardo a un ampio orizzonte che sta ispirando opere concrete nella diversificazione dei modelli di produzione e consumo del cibo, come la rivalorizzazione dei mercati locali, l'inclusione di soggetti socialmente deboli o svantaggiati nell'agricoltura sociale, le iniziative per la legalità e il recupero dell'attività agricola dei terreni confiscati alle varie mafie, l'impegno per la trasparenza dell'informazione ai consumatori. L'obiettivo è quello di un impegno formativo ed educativo, di una sana nutrizione che recuperi la sobrietà delle tradizioni alimentari e apra spazi di diversificazione a favore delle produzioni tipiche locali. Questa mattina presso il seminario vescovile di Trapani si è svolto l'incontro sul tema seminutrienti per un futuro sostenibile. Presente tra gli altri il vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli, l'arcivescovo di Bucarest, Monsignor Ioan Robu, il vescovo di Mazzara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero e rappresentanti delle amministrazioni comunali. A Mazzara del Vallo invece domani mattina con inizio alle 9:30 in Piazza della Repubblica si terranno alcune attività. Sul lungomare Mazzini si schiereranno sin dal primo mattino i mezzi agricoli, poi alle 11 in cattedrale verrà celebrata la messa con i vescovi Mogavero, Fragnelli e Robu. A mezzogiorno è previsto anche il collegamento video con l'Angelus del Papa. Al
termine. Infine verranno benedetti i mezzi e gli agricoltori. L'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ha reso noto ieri pomeriggio che sono state completate le verifiche in tutte le scuole cittadine dopo le scosse di terremoto che hanno interessato il territorio giovedì scorso. Fortunatamente non sono stati riscontrati problemi e quindi le scuole oggi hanno riaperto regolarmente. Nell'ambito del progetto Educhiamo alla Legalità, l'associazione Anti-Racket e Anti-Usura di Trapani ha organizzato un incontro sul tema mafia, problema nazionale. L'incontro si terrà martedì prossimo a partire dalle 9 nell'Aula Magna dell'Università. Interverranno tra gli altri Gregori, buongiorno, Presidente di Confindustria, Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, Enzo Guidotto, Presidente dell'Associazione Anti-Racket e Anti-Usura. Referendum costituzionale del 4 dicembre, arriva anche a Mazara il tour Io dico no del Movimento 5 Stelle. L'appuntamento è per oggi alle 18.30 in piazza Mocarta, dove si fermerà il pullman con a bordo i portavoce del Movimento. A illustrare le ragioni del no saranno tra gli altri l'eurodeputato Ignazio Corrao, il deputato regionale Sergio Tancredi e il consigliere comunale Nicola Lagrutta. E a proposito di politica, il consigliere del PSI Foggia è intervenuto sulle vicende del PD mazzarese. Sentiamo. Entra a gamba tesa nelle dinamiche interne al Partito Democratico di Mazara del Vallo il consigliere comunale del Partito Socialista Francesco Foggia. Con una nota diffusa ieri, infatti, Foggia ha messo il dito nella piaga nelle dinamiche di un partito che non è il suo, evidenziando, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'evidente spaccatura creatasi negli ultimi giorni all'interno dei democratici mazzaresi in occasione dell'esame, della votazione, della delibera consiliare riguardante il gettone di presenza. Un'entrata a gamba tesa con la quale, peraltro, il consigliere Foggia oggi è tornato ad attaccare la segreteria locale del PD guidata da Teresa Diadema a proposito della querelle che ruota attorno all'attivazione di una unità operativa semplice o complessa di radioterapia presso l'ospedale Belaiello. A tal proposito, per Foggia, non tutti i tesserati del PD la penserebbero allo stesso modo del segretario Diadema, ovvero di ritenere superflua la querelle sulla radioterapia. Ma se nel PD le posizioni sarebbero differenti, anche nel Partito Socialista Mazzarese la linea di partito non sembra essere unica. Il consigliere Antonino Arena, altro esponente del PSI in Consiglio Comunale, non ritiene, per esempio, di fondamentale importanza la querelle sulla radioterapia. Una posizione dunque in contrasto con quella del suo collega di partito Foggia, senza dimenticare che da quando Arena e Foggia militano entrambi nel PSI hanno raramente votato gli atti deliberativi in aula allo stesso modo e senza dimenticare che i due consiglieri hanno avuto in questa consiliatura un atteggiamento politico differente rispetto all'amministrazione comunale guidata da Nicola Cristaldi. Foggia spesso e volentieri ha votato favorevolmente gli atti proposti dalla Giunta, mentre Arena ha fatto un'opposizione più dura. Come dire, se nel PD le acque sono agitate, non è che nel PSI il mare sia calmo. Il consigliere comunale Ioselita Danibel è intervenuta sulla questione del gettone di presenza. Purtroppo per motivi personali, scrive la Danibel, non ero presente nell'ultima seduta di consiglio comunale. Personalmente non avrei votato per la revoca, ma per l'annullamento della delibera del 2004. Aver votato la revoca, scrive tra le altre cose la consigliere Danibel, sancisce la piena consapevolezza di ogni consigliere di aver percepito un gettone illegittimo e quindi non più nella buona fede di averlo percepito senza conoscerne l'illegittimità. Il consigliere Danibel infine ha annunciato che restituirà alle casse comunali e quindi alla città la parte illegittima del gettone di presenza sin dall'inizio del suo mandato. Anche il consigliere comunale Giuseppe Giacalone ha annunciato di voler restituire eventuali somme percepite in più inerenti ai gettoni di presenza a far data fin dal primo giorno del suo insediamento, così come da istanza presentata al segretario generale del comune di Mazara, fiero dell'impegno assunto con i miei elettori, e cioè quello di lavorare per il bene della nostra città, scrive tra le altre cose Giacalone. Sono pronto a restituire eventuali somme percepite in più illegittimamente, nonché involontariamente erogate da parte degli uffici comunali fin dal primo giorno del mio insediamento. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Parliamo adesso di pesca, bando da 10 milioni di euro per la riqualificazione di aree portuali particolari nel servizio.
10 milioni di euro di fondi FEAMP per la riqualificazione delle aree portuali destinate alla pesca professionale. Le aree sono note in una nota l'assessore regionale all'agricoltura e pesca mediterranea Antonello Cracolici. Previste premialità per interventi di ammodernamento portuale e investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e al recupero dei rifiuti marini. Verrà data priorità ai progetti immediatamente cantierabili nelle aree a maggiore concentrazione di attività di pesca. Il bando prevede 5 milioni e mezzo di euro per interventi infrastrutturali promossi da enti pubblici cofinanziati al 100% e 4 milioni per investimenti proposti da imprese private del settore della pesca operanti in ambito portuale che saranno cofinanziati al 50%. Per garantire una maggiore sicurezza nei porti agli enti pubblici saranno finanziati gli impianti di illuminazione, il rifacimento delle pavimentazioni, l'ampliamento delle banchine, nonché la riqualificazione dei mercati per la vendita del pescato e la realizzazione di impianti di rifornimento idrico. Ai privati invece verrà finanziato l'acquisto di macchinari e attrezzature per la movimentazione delle barche, la riqualificazione degli ambienti di lavoro, la realizzazione o il potenziamento di impianti per la produzione di ghiaccio e l'erogazione di acqua. In occasione della giornata mondiale del diabete anche a Mazara sono previste visite di prevenzione gratuite. L'iniziativa è promossa dal distretto diabetologico di Mazara insieme all'ADIM, l'associazione diabetici Mazara. Quest'anno, si legge una nota, il programma di prevenzione prevede anche visite preventive e consulenza gratuita podologica del nutrizionista. Le visite si terranno oggi e domani presso la sala ottagonale in via San Giuseppe. Siamo allo sport. Calcio, iniziamo dalla Serie B, un Trapani sempre più in crisi, andrà a far visita domani pomeriggio al Perugia. Il match valido per la 14ª giornata del torneo cadetto avrà inizio alle 15. I Granata, ultimi in classifica, affronteranno la quinta forza del campionato con l'obiettivo di conquistare almeno un punto. Scendiamo di categoria, parliamo di eccellenza. Archiviata la sconfitta casalinga contro il Paceco, il Mazara domani sarà di scena Gela contro il Terranova. Sentiamo. Archiviata la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Paceco, per il Mazara è tempo di scendere nuovamente in campo. Domani pomeriggio i gialloblu saranno di scena a Gela contro il Terranova nel match valido per la 10ª giornata del girone A d'eccellenza. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la salvezza tra due squadre relegate agli ultimi due posti in classifica. I canarini di mister Giacomo Modica finora hanno conquistato soltanto un punto in trasferta e domani proveranno in tutti i modi a portare via l'intera posta in palio dallo stadio Vincenzo Presti contro una formazione che davanti al proprio pubblico in questa stagione ha preso punti soltanto contro il Dattilo. Per il match di domani mister Modica potrà contare sui rientranti Meo e Di Mercurio che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica. Ancora indisponibili invece vari Palazzo, Tedesco e Gueye, mentre se dovesse arrivare il transfer potrebbe essere convocato il centrocampista belga Dolgan. Assente per squalifica nel Terranova Pizzoleo. Arbitrerà l'incontro il signor Salvatore Battiato di Acireale. Per il resto la 10ª giornata vedrà impegnata in casa la capolista Paceco che cercherà di consolidare la vetta della classifica contro l'Atletico Campofranco. Impegni casalinghi anche per la Folgore contro Licata e per il Marsala 1912 contro la Riviera Marvi. Scenderanno in campo fuori casa invece il Dattilo di mister Massimo Formisano, oggi in anticipo contro la Parmonval, e l'Alcamo contro la Nissa. Completano il quadro della giornata Somedi, Castelbuono e Profavara Troina. Anche in promozione si giocano le partite della 10ª giornata. Ecco il quadro: Atletico Ribera Raffadali, Castellammare Cinque Torri, Camarat Gattopardo, Libertas 2010 Ars Menfi, Partini Caudaccio e Canicattì, Ravanusa Nuova Sancis, Salemi Casteltermini, Serra di Falco, Campobello. In seconda categoria infine si giocano le partite della 4ª giornata. Nel girone A la Mazzare si affronterà in casa questo pomeriggio la Resuttana. Il match allo stadio di Novacara avrà inizio alle 15. Passiamo al volley, iniziamo dalla Serie B1 femminile dove è in programma la 5ª giornata di campionato. Nel girone D entrambe in campo oggi le due formazioni trapanesi che militano nel torneo.
Alle 16 la prima Luci Giolive Castelvetrano affronterà fuori casa Scafati, mentre alle 17.30 la Sigel Marsala se la vedrà in casa contro l'Isernia. Per quanto riguarda la Serie C regionale maschile, infine seconda gara casalinga consecutiva per l'SP Auto Mazara. La formazione allenata da coach Fabio Rizzuto affronterà il Partinico nel match valido per la terza giornata di campionato. L'appuntamento è per le 17.30 alla palestra della scuola la media grassa. Con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo. Vi auguro una buona domenica, grazie per averci seguito, arrivederci.